evento nasce 4 anni fa dalla passione per queste piccole auto d'epoca, la 500, che sono un oggetto simpatico, di colore e soprattutto un simbolo dell'Italia. Ecco, quindi questo è un po' che ci ha colpito, oltre al fatto che tanti di noi ci sono cresciuti. Solo i 4 anni questo evento è cresciuto in maniera esponenziale, quindi un complimento sicuramente va agli organizzatori, perché questa è un'ottima, anche un'ottima occasione per destagionalizzare, perché significa 120 autovetture se non ricordo male, e con tutti gli equipaggi, comunque significa tanta gente in più a Gaeta che viene qui, viene a visitare il nostro paese e conosce le nostre bellezze, quindi va benissimo e dobbiamo sempre di più incentivare questo tipo di eventi. Quindi come amministrazione siamo sicuramente favorevoli, anzi il prossimo anno cercheremo di dare una mano ancora di più agli organizzatori. Speriamo di rimanere sempre con questi risultati, quindi, e soprattutto di allargare ancora di più la cerchia di amici che ci vengono a trovare in questi eventi. Il posto attira, tanti vogliono venire, una bella giornata di sole come uscita oggi a Gaeta, quindi siamo tanti, siamo oltre le 120 auto che avevamo preventivato come tetto limite. Un appuntamento annuale al quale io non voglio rinunciare, per cui lo prenoto adesso, già l'ho calendarizzato per il 2019. 2 anni fa, diciamo, l'evento si è svolto nel piazzale quello di fronte al comune e poi andammo a fare lo slalom all'Old Station. Mentre quest'anno diverso c'è la nave, la Signora del Vento, e appunto questo piazzale dove c'è anche vista mare, quindi diciamo molto più bello rispetto a 2 anni fa l'evento. Una buona cosa, dare la possibilità a tutte le persone di poter visitare il veliero, anche perché chi ama il mare si appassiona a queste cose. Raduno, secondo me, oltre alla mostra della macchina, è anche l'opportunità di fare nuove amicizie oppure di coltivare quelle che già ci sono, magari di persone che senti solo tramite Facebook. Quindi torniamo qua ed è davvero come stare in famiglia con tanti amici. Anche se ho un po' di anni, però mi diverto tanto in 500. Fate anche voi la 500 e andiamo in giro per l'Italia. Quando esco con questa mi sento proprio tutta un'altra cosa, metterla in mostra e godermela pure se non c'è nessuno lì che la guarda al momento. Bello anche perché le macchine d'epoca veramente sono proprio carine, sfiziose, piccoline. Sempre vedere, insomma, le cose antiche è bello. Magari ad avere una 500 così. Lei è un membro del Fiat 500 Club Italia? Di tutto. Sì, Gaeta era un paese che conoscevo sulla cartina geografica, non ero mai arrivato fino. Mi sono spinto molto più lontano, ma non a Gaeta mi mancava. Un viaggio per una raccolta fondi abbiamo fatto, e per mia figlia ha organizzato tutto lei, una raccolta fondi in beneficenza del Salvatore Maugeri di Pavia, un ospedale di Pavia che si occupa delle malattie cardiovascolari e diciamo, e mia figlia purtroppo è affetta da questa malattia e ha voluto ringraziare, perché diciamo è l'ospedale che gli ha salvato la vita installandogli un defibrillatore, e ha voluto, per ringraziarli del coso, ha voluto organizzare questo viaggio e fare sta raccolta fondi, e questo è il sito che ha fatto, che chi vuole donare, anche ecco adesso pure con l'occasione del 7:30, chi vuole donare il 5 per 1000 là quando è, lo può benissimo fare. Su questo sito c'è scritto tutto quanto quello che come deve fare.